Martina, ho bisogno di farti alcune domande. Ma cos'è successo alla figlia della prof? Stava cercando una casa a Torino in affitto e stava consultando il sito di attico.it. Guardando questo sito ho trovato un'offerta molto vantaggiosa di un appartamento ben arredato, che è questo in zona centrale, e ha chiesto quindi alla prof di contattare il proprietario. E allora cosa ha fatto la prof? Ha mandato un'email richiedendo di visionare l'appartamento. Ed è riuscita ad avere un appuntamento? No, ha ricevuto due lunghissime email di risposta, che sono queste, che richiedevano molti dati personali della famiglia della prof e l'invio immediato di denaro. E la prof ha pagato? Assolutamente no, ha segnalato l'annuncio truffa e ai responsabili di attico.it che hanno subito visionato l'annuncio e l'hanno rimosso.